l'ultima puntata. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, ciao cari, benvenuti e bentornati, come avete letto oggi dal titolo, oggi è l'ultima puntata della serie di Spazio in Due, quindi l'ultima reaction della prima stagione, oh, che poi la settimana prossima inizierà la seconda stagione, oh, qua non finiamo più, non si finisce, non si molla raga, non si molla, così come non dovete mollare voi a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fa tutte le cose che dovete fare sempre, mi raccomando ragazzi, io aspetto il vostro like e l'iscrizione al canale. Quindi iniziamo subitissimo perché mi sa che oggi hanno cambiato un po' le carte in tavola, come ultima puntata della prima stagione. Oggi ho visto che ci sono delle cose un po' diverse rispetto al solito, ma andiamo subito a guardare e a reactionare. Vabbè, o dico stesso. Sono Thomas, questa è Spinasse 31, la mia galleria d'arte. Abbiamo appena fatto le ristrutturazioni e ci hanno lasciato qua un bel casino. Ah, benvenuto Thomas, benvenuto. Quindi hai fatto sistemare la galleria e i muratori ti hanno lasciato il casino. Ho bisogno delle paionico che vengono a dare una sistemata perché abbiamo una grande inaugurazione a breve e abbiamo bisogno di questa galleria che sia impeccabile. Ok Thomas, va bene, ma puoi anche sistemare tu magari. Ok, iniziamo, vabbè. Buongiorno. Buongiorno. Piacere Antonella. Piacere Thomas. Che ne pensate della Pantera Rosa? È molto carina. Si capisce che... Io voglio quella Pantera Rosa qui a casa mia, la voglio qua dietro, la voglio. La Pantera Rosa la voglio io, Thomas, la voglio. Tutta questa roba qua in giro dovrebbe essere tolta e buttata via. Ok, sgomberata. Spero che potete aiutarmi a mettere un po' a posto tutto questo caos. Ah, ecco, quindi, allora, oggi come ultima puntata, invece di un appartamento, sono andati a questa galleria d'arte che devono risistemare. E qui abbiamo tutto il materiale che gli artisti usano. Okay. Quindi abbiamo tante pitture diverse. Bene. Vanno tutti ordinati, prima tolti e ben puliti tutti i scaffali. Cioè, fatemi capire, gli sta di lui cosa dovrebbero fare loro? Cioè, si sta ribaltando la situazione! Non credo ce ne avrebbero bisogno. Ma vabbè. Quindi anche qua hanno lasciato tutto per aria. Sì, ma è una turca, che cosa c'entra questo in mezzo a tutti i quadri? Questa è un'opera d'arte. Avrei detto quando scappa scappa, però vabbè, chi vuole gli si mette, no, non si può fare, è un'opera d'arte. Ho bisogno di trovare questa galleria perfetta per domani. Ah, per domani? Eh sì, perché faccio l'inaugurazione della nostra nuova mostra. No, fate vediamo. Dei miracoli, sì, per facciamo favore. Facciamo dei miracoli. Ah, c'ha pure i tempi stretti, c'ha, sei ricordato io in orario, diciamo. Vabbè, quindi diciamo, dagli una mano, ci. Benvenute. Ti presento le mie figlie. Piacere. Ciao. Allora, oggi siamo arrivati al giorno dell'apertura, quindi deve essere tutto perfetto per quando arrivano gli ospiti questa sera. Ma cioè, sai, c'hanno proprio col pepe sotto c'hanno. E quindi se devono dare una mossa, se devono da devono pulire. Le gallerie sono chic per noi. Troppo chic. Oh, dai, l'hai iniziato subito a pulire, a sistemare, a fare, a cosare. E poi devono aprire la mostra. Che. Ma ok, dai, vediamo. Ma quanto sono disordinati questi artisti? Ho trovato anche qualcosa come 30 latte vuote che potevano già buttare. Il vetro satinato è il sogno di tutti perché è opaco. Lo lavi con semplicità. Quello è pure, oppure lo puoi fare col calcare, come abbiamo visto qualche puntata scorsa, per calcare nella doccia, diciamo. Quanto è scomodo pulire qui, sì, la testa schiacciata tra il vetro e la grata. Ho detto Veronica,
è la più magra tra tutte. Se no non è questione di magrezza, serve proprio un décolleté piccolo. Ok. Prendo dei micro puntini di vernice, mamma, perché c'è della vernice residua qua che avranno imbiancato. Se vabbè, col microscopio va a vedere, cioè, un po' più scialla, cioè, però oddio, un po' il puntino. Ma cos'è questo cesso? Questo è un'arte. Bellissimo. È un cesso d'arte. Io questo cesso me lo porterei a casa per un bagno in più, lo farei un po' particolare. Beh sì, certo, tutto quel colore magari ti stimola, ti stimola la liberazione. È meglio che non guardo giù, guardo solo su. Da lassù è tutto piccolo, non devo guardare giù assolutamente. Potrei magari perdere l'equilibrio e quindi evito, guardo in alto. Buona con qua scala, che già una l'avevamo persa, che si sta ancora a riabilità. Mettiamo qualcuno che t'aregge. Però ste opere d'arte, dai, sono a me piacciono un po' le cose un po' strane, un po' particolari. Ste opere mi piacciono. Eccolo qua, vieni. E uno. Questo è piccolo? Dai più piccoli ai più grandi. Questo è. Vabbè, piccolo, sempre piccolo. Ah, vabbè, siamo una buona sistema i quadri, brava. Brave ragazze, che questa è la nuova frontiera, oltre agli appartamenti anche le gallerie. Un pavimento come questo, che è appena stato realizzato in resina, bisogna lavarlo o solo con acqua o al massimo acqua e ammoniaca, perché appunto se no diventa appiccicoso. Ah, ecco, vedi, questo è il consiglio di oggi che ci serviva. Quindi acqua e ammoniaca e pulisce il pavimento con gli strani. Là dove ieri dominava il caos, oggi trionfa l'armonia. Antonella e la sua squadra hanno dipinto il loro capolavoro del pulito. Olio di gomito su straccetto in microfibra. Ah, fatta battuta. E vabbè ragazzi, quindi hanno pulito ad arte, come dice il titolo del coso, hanno pulito ad arte, brave! Ciao. Eccoci. Allora facciamo un last shake up per vedere se siamo pronti per aprire stasera. Facciamolo. Allora, qua vedo i quadri con le angoliere. Cioè, aspetta, non ci sto a capire niente. Fatemi capire, lui va a fare il check out, vede quelle se hanno lavorato bene. Lui non... I colori, incredibile. The rainbow. Anche qua, perfetto, magnifico. Vabbè, hanno pulito, raga. E vabbè, non è che ci si poteva aspettare diversamente. Hanno fatto una cosa spettacolare, brave ragazze. Lavoro impeccabile, grazie Paionico. Grazie Arca. Però magari gli potevi andare da una mano, cioè tutta gente nelle puntate scorse andava, tornava, in un poco di tempo gli dava una mano e puliva una cosa. Questo proprio, cioè, proprio se fa proprio che non, vabbè. Spero solo che comunque la tenga bella pulita in ordine lui, cioè, capito? Sembra che lui non è una persona che si mette così, quindi i muratori gli hanno fatto così il casino. Se state a capire bene, io non ci sto a capire niente, quindi vabbè. E quindi io potevo andare da una mano, però no, vabbè. Quindi ragazzi, abbiamo oggi visto, oggi è stata una puntata un po' più leggera, diciamo, perché oggi è l'ultima puntata della prima stagione, ragazzi,
e la settimana prossima inizierà la seconda stagione. Quindi raga, qua proprio se va a raffica ragazzi, dai, che sono proprio curioso di vedere le nuove puntate, sono proprio curioso. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere like, lo sapete già, lo sapete. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando ragazzi, ciao carini.